lei è stato molto interessante quando ha parlato della questione dei generi, quando ci ha rilasciato l'intervista dell'anno scorso, cioè la tesi sua sul quale anch'io ho sviluppato il mio piccolo contributo alla Festa di Venezia è: la morte del cinema di genere ha in qualche modo distrutto tutta la filiera produttiva e quindi il sistema non esiste più. E poi c'era una cosa molto interessante che lei, mi sembra, leggendo anche nel suo sito internet, è andato in più festival e ha visto anche opere di autori che lavorano col digitale, giovani, che ha considerato molto interessante. Ecco, non sarebbe un'idea buona, visto che lei ha parlato anche, ha fatto anche un disegno di legge in cui mi pare che per la distribuzione per le opere prime, per le opere giovanili, dovrebbe essere garantita dallo Stato, almeno quello. Poco, ma almeno quello, e poi la produzione dovrebbe essere in mano ai privati. Esatto. Non sarebbe una spinta che le opere digitali, i cinema si dotassero di strumenti digitali per far sì che si tornasse a quell'ampio raggio, visto che il cinema, almeno italiano, per così com'è, non è più in grado di dare un ampio raggio. Forse col digitale si potrebbe avere un ampio raggio, lei cosa pensa? Io penso che il futuro del linguaggio cinematografico da cinema, cioè movimento, sia il digitale, fuori discussione. E infatti gli americani da Blade Runner in poi ci stanno massacrando con dei capolavori, con dei film banali, con dei film di pura così spettacolarità, però. Allora che succede? Che la televisione, per controbattere questo, io sto vedendo adesso un serial tedesco che si chiama Cobra 11, che è perfetto dal punto di vista della realizzazione e che usa il digitale in maniera spettacolare, incredibile. Allora che sta accadendo? Che il televisivo a livello mondiale sta vincendo sul cinematografico, o almeno tutto il cinematografico è destinato poi a diventare televisivo. Perché poi c'è una cosa interessante, ad esempio a livello di sperimentazione, i sceneggiatori americani, quelli più bravi, lavorano per le fiction, non dico le fiction, per i serial televisivi come Lost, dove comunque c'è un linguaggio anche interessante in evoluzione, mentre sembra che il cinema americano si focalizzi sui grandi blockbuster, su questa forma così di dominio internazionale, i grandi film tipo Avatar. Quindi si sono specializzati gli americani in questo mondo e quindi stanno cavalcando anche i nuovi linguaggi, anche i cinesi. Siamo giusto noi che siamo indietro. I tedeschi, siamo noi che siamo indietro. Non dimentichiamo che i francesi sono avanti 50 anni agli americani sul digitale, però lo rifiutano perché sono conservatori culturalmente, vogliono ancora il cinema di un certo tipo, e fanno benissimo, cioè ognuno poi, solo che il cinema francese non si vede più nel mondo, non si vede più neanche da noi, si vede solo in Francia. Allora il discorso è questo: i linguaggi si evolvono, non c'è niente da fare, la musica si è evoluta e ancora si evolve, arriva la dodecafonia, cioè la pittura si evolve, il cinema nasce dalla fotografia. Lumière vede la macchina per cucire della madre e da quello inventa i fotogrammi uno dietro l'altro. Va benissimo, però tutto il cinema, o quasi tutto il cinema, tranne pochi capolavori che abbiamo fatto finora, è un teatro filmato, cioè c'è la presenza dell'attore, dell'attrice, eccetera, tipicamente teatrale. Ora, in questo teatro filmato mondiale arriva un signore che prende un topo, lo disegna e lo fa diventare il protagonista della storia americana. Walt Disney. Che è Walt Disney. Cioè, allora noi, dopo la grandezza di un film come Cenerentola, come di Disney, film strepitosi, avremmo dovuto capire che forse il destino del cinema era quello che l'autore cinematografico immaginasse lui un protagonista o una protagonista, o una, non lo prendesse dal teatro o dalla realtà, dalla vita, eccetera. Perché quello sì, andava bene per i Lumière, andava bene per le prime cose, ma con Metropolis già si comincia a capire che il cinema è altra cosa dal teatro. Infatti gli americani si inventano il western, che è impossibile rappresentare in teatro. Si inventano un cinema di cavalcate, di azione, di cose, che in teatro, finito quel genere, tutto il cinema di Hitchcock si può fare tranquillamente a teatro. Tutto il cinema di Kubrick si può fare tranquillamente a teatro. E tu puoi fare l'Arancia Meccanica tranquillamente a teatro. Cioè, voglio dire, noi finalmente ci liberiamo dell'attore e lo inventiamo noi. Le faccio l'esempio di una pubblicità della Michelin fatta 20 anni fa, in cui presero una modella, le fecero fare tanti movimenti sensuali, poi arrivarono i grafici, scomparve l'essere reale, diventò una donna di gomma che era 100 volte più sensuale di qualsiasi donna reale.
E questi della pubblicità fecero una scommessa in America: noi manderemo questo spot pubblicitario durante la partita di baseball più famosa, vedrete che voi interromperete la partita per vedere questo spot. E vinsero, perché è molto più erotico un disegno, un quadro, un dipinto, che non la realtà di una signora magari con delle smagliature. Allora, il problema è quello. Oggi finalmente l'autore cinematografico, con i programmi che ha a disposizione, può inventarsi l'attore, può inventarsi gli ambienti. Non c'è bisogno, per fare un film in Africa, di andare in Africa. Il cinema del futuro è quello. E lei cosa pensa di Tarantino, che prova magari con Kill Bill ad aprire un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, prova con Grindhouse a riprendere i film, i B-movie degli anni 70? Cioè, è una forma di resistenza anche quella di Tarantino, di andare a riprendere il cinema di genere? O lei preferisce veramente un'apertura ai nuovi linguaggi? No, ma un momento, noi che siamo in Europa i maestri della musica, poi siamo andati a prendere delle musiche africane, le abbiamo adattate, poi abbiamo recuperato. Il problema è quello, all'interno di una cultura e di un linguaggio si possono fare tante sperimentazioni, tante cose. Questo non impedisce al linguaggio di progredire per conto suo. Cioè, va benissimo che Tarantino faccia queste commistioni anche in un momento, attenzione, noi dobbiamo fare i conti con la realtà. Io sto scrivendo un racconto che si chiama Due. Io seguo la vita di un impiegato delle ferrovie italiane che guida un treno, è quello che gli succede durante il giorno, gli scioperi, contemporaneamente è la vita di un astronauta italiano che guida il satellite, che guida una stazione spaziale. È incredibile come questi due proprio non si conoscano, cioè è incredibile, sono due esseri umani, è incredibile come la vita mia sia completamente lontana, distante migliaia e migliaia di anni dalla vita di Guidoni, che sta sulla stazione spaziale per la terza volta. Perché Guidoni ti dice: ma mica andiamo su Giove, noi andiamo da stazione spaziale in stazione spaziale e poi forse arriveremo anche su Giove, sul pianeta, ma non pensare che noi arriviamo su Marte. È un viaggio, sì, e io ho detto: senti, comandante, ma quanti di noi? 1000, 2000. Quando cominceranno questi viaggi saremo 8 miliardi, 9 miliardi. E gli altri 9 miliardi 999 mila che faranno? Si mangeranno tra di loro? Che sarà? Allora è un interrogativo che mette paura, però la realtà è quella. E io questo. Allora, gli americani stanno abituando il pubblico allo spazio, come sa, già c'è un turismo spaziale, spendendo cifre da capogiro si possono fare delle evoluzioni intorno alla Terra, eccetera, si può già fare un viaggio spaziale turistico, siamo a questi livelli. Allora la cultura si sta muovendo in quella direzione, Asimov che arriva, no? E ci spiega un po' qual è il nostro destino, sappiamo benissimo quanto tempo ha di sopravvivenza la Terra prima di diventare un buco nero, sappiamo perfetto, il futuro è quello. E allora il linguaggio si muove lì, è 2001, è un film che segna un grosso momento di riflessione, no, sul linguaggio, e Kubrick ci dà forse il suo film più importante, secondo me, dal punto di vista dell'evoluzione cinematografica. È chiaro che poi dopo può fare anche Barry Lyndon, come il problema di Tarantino è questo, che è un genio che si muove in tutte le direzioni, alle volte ci azzecca, alle volte no, alle volte però. E poi il fatto che è diventato una star e che quindi si consente di poter muovere milioni e milioni di dollari con una certa facilità, mentre noi qui non solo non abbiamo il denaro, ma quando ce l'abbiamo non sappiamo spenderlo, come è successo con Baria l'anno scorso, che appunto è un film assolutamente incassabile. Baria 30 milioni, 40 milioni, non si capisce più perché. Cioè, poi magari vai a vedere un corto di 10 minuti di un ragazzino che ha fatto con 3.000 euro, geniale. Cioè, certo. Quindi vabbè, il problema è che non sappiamo spenderli. Io non faccio riferimento a Baria, faccio riferimento per esempio al Marco Polo, che
perché il mio amico Montaldo portò una troupe in Africa con gli elicotteri che portavano l'acqua per girare una cavalcata. Io dico, ah, guarda, una cavalcata la puoi girare negli studi di Roma con lo squizzone.